Ecco cosa il Signore dice oggi a ciascuno di noi in questa solenne liturgia, questa domenica che ci fa fare memoria dell'ascensione di Cristo al cielo. Andate in tutto il mondo e predicate la bella notizia che il Salvatore è venuto per offrire a tutte le creature la sua salvezza. Andate. E lui, colui che era venuto dal cielo, mandato dal Padre, si era messo in cammino per venire da noi. E qui ha posto la sua tenda in mezzo alle case degli uomini, nelle città degli uomini, nei vicoli, nelle piazze. Così da Nazareth, dalla Galilea, dalla Giudea, è andato spargendo il seme della salvezza fino a concludersi nella Gerusalemme, dove ha donato se stesso per noi, da dove è salito al cielo. Dio che si mette in cammino per incontrare l'uomo. Dio che va alla ricerca dell'uomo, che si fa pellegrino, si fa mendicante, che bussa, che chiede di entrare. E quando ha compiuto la sua missione, ritorna da quel Padre da cui è venuto, portando con sé l'umanità. L'umanità di ogni tempo, di ogni luogo, tutte le creature che hanno ricevuto il kerygma, che hanno ricevuto l'annunzio o che devono ancora riceverlo. Così ogni cristiano come Cristo è uno che sta in cammino, è uno che ha ricevuto l'ordine di andare, e colui che è stato mandato per questa finalità specifica: convertite, battezzate e siate costruttori del regno di Dio nella umanità, nella società. Così voi del cammino continuate il cammino di Cristo, sospinti da quello spirito che lui ha inviato, sicché non dovete temere, non dovete aver paura. Non siete voi che avete scelto Dio, Cristo, è Cristo che ha scelto voi e vi manda. Manda ad annunziare che Cristo è venuto a portarci la salvezza, che è Lui la salvezza. Non c'è altro potere, non c'è altra ideologia, non c'è altro costume
che non possa trovare in Cristo l'origine della propria esistenza. Andate e siate messaggeri. Cina, Vietnam, Africa, Asia, Oceania, andate e annunziate. Andate e portate questo Vangelo, questa parola di Dio, portate Cristo, perché tutti possono conoscerlo, amarlo e adorarlo. Messaggeri del Vangelo, missionari della vera vita. Ed è chiaro che in questo vostro cammino potete trovare delle difficoltà, potete incontrare anche dei nemici, potete anche scontrarvi con tanti che non vogliono questa parola, non vogliono questo annunzio, rifiutano, lo combattono. Ma andate, non abbiate paura, io sono con voi. E se Cristo è con noi, chi potrà essere contro di noi? Andate in un mondo che spesso vi odia, andate in un mondo che predica violenza, assassinio, terrorismo, che non ha paura di ammazzare anche degli innocenti, dei ragazzi, delle ragazze di 16 anni. Andate, siate messaggeri di giustizia e di pace. Andate, dite agli uomini che non ci può essere pace, giustizia, solidarietà se non si abbraccia colui che è il principe della pace, l'incarnato della giustizia, l'amore fattosi carne. Ecco, il Signore è venuto, è rimasto con noi, ci ha purificati, ci ha chiamati alla conversione, come diceva Chico poco fa, ci ha abbracciati, ci ha donato il suo spirito. Con questa forza dello spirito camminate come i primi cristiani, i neocatecumenali dei primi tempi. Camminate e andate nel mondo, soprattutto in quel mondo che ancora non conosce o non ama o disprezza Dio. Perché? Perché se questo è il cammino che il Signore ci ha dato, lo sappiamo, alla fine ce lo ha promesso Lui, questo cammino ci porterà ad aprire le porte che ci introdurranno nell'amore infinito ed eterno di Dio. E allora, come Napoli ha aperto le sue porte per accogliervi, così speriamo un giorno il cielo accoglierà tutti noi nell'eterno abbraccio di quel Padre che ci ama e si dona nel suo Figlio per tutti noi. E poi, nel nostro cammino, Chico diceva dell'angelo, certo, c'è lei, è la madre del buon cammino, è lei
che accompagna tutti noi. E lei, come ogni mamma che ci tiene per mano, e lei che continua a distribuire il suo amore materno, la sua Chiesa sparsa nel mondo, questa benedetta e santa Chiesa di Napoli, nelle nostre famiglie e nel nostro lavoro. A lei, Madre degli uomini, Madre nostra, vogliamo rivolgere la preghiera, perché come lei ha saputo accogliere lo Spirito ed è diventata Madre di Dio e degli uomini, così anche noi, come lei, accogliamo lo Spirito dentro di noi e ci mettiamo in cammino per predicare il Dio morto e risorto per noi. Cari fratelli e sorelle, cari amici, Dio vi benedica e amaron vacumbanci.